Mi fa piacere sentire queste parole, anche questa ammissione di colpa. Ha detto spesso ero io che lo provocavo. È vero, le ragazze sono terribili, sono cattivissime, guai. Lei è più piccola o più grande? È più grande. No, strano, perché in genere quelle più coccolate sono... No, ma quando ho conosciuto tuo fratello mi ha raccontato delle cose... No, sapete, povero. Il povero fratello della Bianchetti che ha raccontato. Porti anche i segni di qualche litigio con tua sorella? Sì. Ho il dito... Qui sono rimaste 5 punti, ma c'era il segno e poi anche un segno qui quando lei mi ha spinto mentre scendevo le scale, ho sbattuto. Ha morso sul dito? No, il dito con un coltello, lei voleva il coltello, io lo volevo anche. Ecco. E io avevo la presa dalla parte della lama. Della lama. Non viene male. No. Senti, però mi ha colpito molto una frase che ha detto tua sorella. Prima era triste. Che cos'è che ti creava questo buio dentro? Che cos'è che non ti piaceva della vita che conducevi prima? Allora, la vita comunque è bella, è un dono meraviglioso, è tutto quello che io ho vissuto, ringrazio Dio per questo, perché me l'ha fatto vivere. Però c'è un problema nella vita di ogni essere umano, è perché fino a quando non conosci il vero scopo della vita, vivi con un senso di angoscia. È come se tu non conoscessi la verità di qualcosa. Ti svegli la mattina e se non conosci quella verità, vai sempre alla ricerca. E allora io andavo alla ricerca e dicevo, ma... Mi chiedevo della morte, mi chiedevo del dopo la morte, quello che ci sarà, il perché uno nasce per morire, il perché succedono tante cose. No, scusami se ti interrompo, allora per poter conoscere questa luce di cui tu ci stai parlando, bisogna toccare il fondo della tristezza, del dolore, della solitudine? No. Io non ho trovato... Non è che se la passava poi tanto male, eh? Lui ha detto interiormente ero triste, esatto. quindi questo ti fa capire che delle cose esterne. Ti fa capire che quello che è fuori, quello che si fa fuori a livello materiale o per soddisfare delle esigenze momentanee... Cioè, le cose materiali della vita non sono... Non ti riempiono. Allora, senti, i ragazzi che tu incontri, i ragazzi che ti vedono come un idolo, i ragazzi che poi sono quelli che vanno al Grande Fratello, che sono quelli che fanno l'isola, sono quelli che cercano magari la popolarità, che ragazzi ti sembrano? Assolutamente, io rispetto le scelte di tutti, assolutamente. E penso che chi, come diceva mia sorella, ci deve essere nel buio a volte, le luci sono quelle che ti fanno riflettere. Io quando ho conosciuto Gesù è perché ho visto una luce diversa in un'altra persona. Dio non può oggi farsi vedere a livello fisico, perché non possiamo vederlo, ma Dio si usa di persone, si usa di coloro che lo ricevono, che lo accettano, per farsi conoscere. Prima di conoscere Gesù avevo una visione sull'amore. Pensavo che l'amore fosse legato a un sentimento. Questo è quello che Gesù poi mi ha fatto riscoprire. Oggi ho capito che l'amore non è un sentimento, non è un'emozione, ma l'amore è una scelta. Io scelgo di amare qualcuno, perché il sentimento, come guardandomi indietro, oggi posso dire che tante volte pensavo di essere innamorato, nel momento in cui partivo con un innamoramento forte, questo sentimento a volte calava e quindi c'erano i problemi. E quindi ho capito che il sentimento non è affidabile. Senti... Quindi per me l'amore è scegliere di amare una persona. Secondo alcuni elementi che poi tramite Dio, ovviamente, che ci consiglia qualsiasi cosa, anche nella scelta della compagna, io valuto se questa persona può essere la tu persona che mi può affiancare. La vocazione della famiglia, questo assolutamente. È quello che ma è un dono vorresti. Di Dio. Come? È un dono di Dio. Cioè, Dio che cos'è che contraddistingue però l'amore da un affetto, per esempio? Perché prima dicevi che... pensavi in tante altre storie di essere innamorato e poi invece via via, quando la passione scemava, anche questo sentimento si affievoliva. Ecco, che cos'è che invece contraddistingue l'amore dall'affetto, a tuo avviso? Io penso che comunque come ho sempre letto nei Vangeli, noi dobbiamo amare il prossimo come noi stessi. Questo è uno dei più grandi comandamenti che Gesù ci ha lasciato, no? Quindi amare gli altri come noi stessi significa anche stimarli. È troppo facile amare chi ti vuole bene. La cosa più bella e più grande deve essere amare le persone che non ti piacciono o le persone che non ti vogliono bene. Ora lì è la differenza tra il vero cristiano, colui che vuole vivere una vita con Gesù, e chi non vive con Gesù. Nicola, avrei capito che tra i due lei è quella spirituale, io sono quello un po' più materiale, però
Noi abbiamo parlato di castità, che credo, non avendola mai sperimentata, credo che sia una delle cose più difficili. Prova. Da zero, già, insomma, comincio ad avere un'età che adesso devo anche farmi... Questa parola mi piace, sai perché? Perché questa parola era, diciamo, anche una delle parole che spesso io pensavo, no, nella mia vita. Quando conosci Dio, sai come cambia questa parola? Tutto quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Allora, quando uno accetta Gesù nella propria vita, Gesù, parlo di Gesù perché è Gesù, non altre cose, religioni, ripeto, Gesù come persona che entra dentro di noi, lui ti fa capire quanto è grande. Allora io ho fatto questa scelta che per me è solamente un piacere a Dio, perché Dio vuole... Che è ma un è anche suo un piacere. Sacrificio, penso. Mi permette, potevo tentare una mediazione. Perché? Perché quello che dice lui, secondo me, è meraviglioso, ma non tutti riescono a sentire questa cosa. Io vorrei anche aiutare un momento chi così spontaneamente confonde l'amore con quella che è un'emozione più materiale, più terrena, più legata al desiderio. Allora io credo che ci si innamori, ci si scelga istintivamente, quindi la passione, l'amore nascono per istinto. Poi però sono d'accordo con Nicola quando dice che il cammino successivo si deve costruire con una progettualità, e questo, con una condivisione, sia che tu lo faccia in nome di Dio, sia che tu lo faccia in nome dei figli che hai o della scelta si coerente che hai fatto, lo devi costruire poco per volta. Però l'inizio, a mio modo di vedere, è un inizio istintivo. Forse no, forse mi sono spiegato male, nel senso che mi deve piacere uno, certo, perché sennò chiaro, non inizio neanche. Esatto. No, io, per me l'amore è quello che viene dopo, cioè, non quella fase di innamoramento, che quella passione, che non è quello. Certo. Che è soltanto istintiva, dici, esatto, ma inevitabilmente sì. C'è però è chiaro anche che una mi deve piacere uno, perché sennò non posso stare con uno che non mi piace. È davvero difficile. Però insomma, bella, la parola che hai utilizzato è una scelta, quindi si sceglie poi la persona, la si vuole bene, la si ama a prescindere. Si rispetta. Si rispetta nei momenti di difficoltà, esatto, e anche nei momenti di gioia. Tra poco parleremo anche di un'altra cosa importantissima, che è l'amore. Ma, e lo dico ovviamente anche ai nostri ospiti, prima di andare per qualche istante in pubblicità vogliamo farti una domanda per capire se sei veramente così perfetto. Allora, come sportivo, come... se noi ti chiedessimo, se io, Ivan, la dottoressa ti chiedessimo, non so, stringiamoci a... Forte. Ecco, no. Vabbè, dai. No, chiedevo se sapevi l'inno, perché sai che molti, quindi lo sai, no? Stringiamoci a corte, siamo pronti. Alla morte. E va bene, questo è l'inno d'Italia, che sarebbe bello poterlo cantare, ogni volta che lo sento è un'emozione straordinaria. No, perché so che è anche molto intonato. Ah sì, canti bene. È anche molto, sa cantare bene. Lo cantiamo dopo magari? Ma dopo, però, molto dopo. Dopo la pubblicità? Dopo la pubblicità. Però potremmo cantarlo, no? Tu sei intonata, lui sa anche.